Dice che il POS è obbligatorio, ma poi sarà capitato anche a te di entrare in un bar, in un ristorante, di parlare con un artigiano, chiedere di pagare con la tua carta di credito e sentirti rispondere: il POS non ce l'ho, è guasto, accetto solo contanti. Eppure pensate, l'obbligo di avere il POS risale al 2012. Nel 2016 sono persino arrivate le sanzioni, ma è inutile dire che di quella legge attendiamo ancora i decreti di attuazione. Nel 2019 però ci abbiamo riprovato, 30 euro di multa e il 4% da calcolare sul valore della transazione rifiutata, ma mille polemiche su questi conteggi e ancora una volta non se ne fece nulla. I consumatori ci chiedono se il negoziante può rifiutare i micropagamenti, ad esempio sotto i 5 euro, ebbene questo limite era stato previsto ma poi è stato abrogato, quindi anche il caffè si può pagare con il bancomat. Lato loro gli esercenti danno la colpa alle banche per i costi delle transazioni, ma anche qui c'è un credito d'imposta del 100%. E allora perché non mi fate pagare con il POS?